Salve ragazzi, eccoci qui un nuovissimo episodio su The Elder Scrolls 5 Skyrim. Io sono Arax di Cormaris e inizio scusandomi per la mia totale e assoluta assenza. Ma purtroppo, signori, in questi giorni non sono riuscito a fare video ed è comico perché io faccio video per tentare di recuperare i giorni in cui non li ho fatti e poi mi si cumulano. Però direi che da domani vediamo di ristabilire la stessa e vecchia programmazione. Quindi un video al giorno verso le 13. In caso, inizio subito ringraziando quindi Rosalba perché mi aveva ricordato, perché appunto nella fretta, perché sapevo di essere molto impegnato, Tana di Richwind. Ok, cazzo è Richwind? Sapendo degli impegni che avevo, ho provato il prima possibile a liberarmi e quindi ho caricato praticamente l'episodio al volo. E giustamente caricare un episodio al volo significa non badare propriamente alcune cose. Armatura piastre naniche. Sedia. Qui è successo qualcosa. Oddio, il metallo nanico lo lascio. Armatura di piastre nanica. Interessante, questa credo sia roba aggiunta dal Creation Club. L'elmo non vale, cioè non pesa niente ma vale tanto. Gemma dell'anima. Qui che cazzo ci ha lavorato? Perfetto. Zaffiro, amuleto, anello. Tutte robe carine, Impressive. interess carine interessante. Vabbè, questo libro l'abbiamo più che letto più volte. E per chi c'è del sangue, cosa è successo? Chi ha ammazzato chi? Perché? Sarebbe bello saperlo. Interessante. Ora, punto di osservazione, usciamo e ci troviamo Excuse me, my un friend. cazzo di enorme. Come si chiama? Enorme centurione Dwemer. Oh, difficile che palle. Ho appena lasciato il coso nanico. Il coso nanico. La chiave dello scheletro. Che poi tutto questo mi avete detto anche ora. Sto sempre dando un'occhiata ai commenti. 6 monete d'oro, puttana troia. Non mi ci ripago nemmeno il grimaldello che mi si è rotto per aprirlo. In seguito, ringrazio Stefano perché mi ha detto che ho dimenticato un insetto. E infatti vediamo, tra l'altro, visto che ci troviamo ad andarlo subito a prenderlo. E soprattutto, per quanto riguarda, Dovahkiin, sì, ricordo, allora mi ha aiutato perché, per quanto riguarda i commenti, I can smell adventure everywhere. This land is full of it. forse un po' troppo, Inigo, forse un po' troppo. Per quanto riguarda Dovahkiin Slayer, sì, prima o poi darò un'occhiata alla storia degli orchi, anche principalmente per quanto andremo a fare la missione per Malakath, perché suppongo ci sia Malakath. In questo ringrazio anche Stefano che mi ha indicato che abbiamo mancato una. Io sono la moglie Come si cacciatrice chiama? di questa roccaforte. Esiste un'arma migliore di una spada orchesca? Sì, No, tutto. padre. C'è da stupirsi che i nostri nemici tremino alla vista di un orco guerriero. Tremano perché siete una cazzo di montagna di muscoli, non per le vostre rozze spade. Oddio. Vabbè, dicevo, comunque, a parte questo, ringrazio anche Stefano per avermi indicato l'ultima fortezza, che poi sono andato a vedere per sicurezza, e lì c'è la missione di Malakath. Quindi, sì, non mi sono fatto spoiler, ragazzi. Però, quindi, per ora non ci andiamo, ci andiamo direttamente tra 10 episodi. Dicevo, per quanto riguarda Dovahkiin Slayer, non sto rispondendo ai commenti perché sono un attimo incasinato, ma tanto quando vedrete questo video domani alle 13 lo farò uscire, avrò risposto a tutti gli altri commenti direttamente in, come si dice, in, background, mi viene da dire, no? Comunque non in background, ma semplicemente rispondere ai commenti appena, direttamente sotto con altri commenti. Mi sto confondendo, ragazzi, perdonatemi, è anche tardi. Immaginate che io sono così coglione, rincoglionito. Ah no, dicevo, non ho messo nemmeno il timer. Complimenti, Larax. Complimenti. Che poi, a parte questo, credo che darò un attimo un po' più di importanza anche alla nuova sezione, visto che ci si è sbloccata, della community del canale. Quindi, pagina del canale, qualche volta andateci a dare un'occhiata, magari ci sono aggiornamenti, cose interessanti, eccetera, eccetera.
anche perché lì potremo fare anche bei sondaggi. E a parte questo, oggi in questo episodio faremo questa missione tra varie che è esplorare le rovine di Arkham Thames. E noi che facciamo? Visto che ci troviamo qui, una visitina gliela facciamo, no? Oddio. Andrà tutto malissimo, tutto, tutto malissimo. What a big bad kitty! Grazie, però il problema è perché ci sono questi cazzo di terremoti? Mi carasca la collina mentre esploro? Sì, credo che per come sono fatte le rovine Dwemer, ci metteremo l'intero episodio, vi avviso. Quindi non ho la più pallida idea di che cazzo aspettarmi in questa zona, se non la speranza di non i Falmer. Torna indietro. Oddio. Tutto ma non i Falmer. Tutto ma non i Falmer. È una semplice richiesta. Di qui mi aspettavo qualche roba nascosta. Non so nemmeno come questa missione ci sia sbloccata, perché la merda delle missioni nella sezione varie. Indietro, prima che sia troppo tardi. Fatti i cazzi tuoi. Va bene? Fatti i cazzi tuoi. Dicevo, la cosa triste è che delle missioni nella sezione, come posso dirvi, nella sezione, aspettate che sposto la luce così vedo meglio lo schermo. Nella sezione varie non vi dà indicazioni, quindi io non so se le missioni, cioè non ci dà nel diario di viaggio quante ne abbiamo fa o Falmer. Ma è normale? Tutto ciò è normale, chiedo, eh? Nulla. Allo? Questo sicuramente mi verrebbe da dire che è opera dei Falmer. E io, puttana troia. Katrina. Katrina, che cazzo fai? Che cosa ci fai qui? Fammi Chi cazzo sei tu? indovinare. Sei qui per il tesoro, vero? Come tutti gli altri. Chi sei? Mi chiamo Katria. Sono, o meglio, ero un'avventuriera. Ho esplorato rovine come questa per quasi 20 anni. Ero sulle tracce di qualcosa di grosso. Sono arrivata qui e non ce l'ho fatta. Vabbè, sei incompetente, che cazzo vuoi da me? Il tuo nome mi suona familiare. Oh, allora hai letto il libro, vero? Le guerre dell'Eterio. Puttana troia, no! Solo una mia teoria, sia chiaro. Le mie ricerche, il mio lavoro, perduto, rubato dal mio maledetto apprendista. E così sono finita qui. E non mi arrendo. Almeno non finché non trovo la forgia per provare le mie teorie. Le mie, non le sue. Ma è inutile. Io qui ci sono morta, come tutti gli altri. Torna indietro, prima di diventare l'ennesima vittima. Dio, che palle. So il fatto mio. Sarà. Anche io pensavo che ce l'avrei fatta. Non riuscirò a farti cambiare idea, vero? Sì, lo so. Anch'io un tempo ero come te. Del Ma con resto, tutte se queste puoi scosse non so aggiungere la come cazzo cima, si ti servirà mantiene. una mano. La vuoi? Non so come si mantiene in sesto tutto questo. Bene, allora procedi. Oh, quindi lei ci aiuta proprio direttamente. Bene. Nel vortice del tempo abbiamo iniziato. Il problema è un altro, puttana troia, che non pensavo che questa era la missione della cosa delle terre. Ti arrendi? E va bene, io resto qui. Ok, resta lì. Io me ne vado, signori, con tutto il rispetto. Chiaramente sto scherzando, ragazzi, la facciamo. Più che altro volevo dire se avevamo il libro. Stavo tornando indietro perché già pensavo di non averlo. Invece lo abbiamo rubato non so dove. Le guerre dell'Eterio di Taron Dreth. Quindi credo un elfo scuro. Dedicato a Katrina. A Katrina, confidente e collega. La fine giunse quando fu rapita.
La fine, quando giunse, fu rapida, fu rapida, io pure io testa di cazzo. Nell'arco di 3 anni, le grandi città naniche di Skyrim, da Markarth fino ai Monti Veloti, quindi siamo a Morrowind, furono dinanzi alle armate del Re dei Re. Città che avevano resistito ai Nord per centinaia di anni, svanirono bruscamente e senza preavviso alcuno. Per secoli e secoli gli inviti hanno fantasticato sul repentino collasso delle città-stato dei Duenar. Perfino i Nord sembrano sorpresi, sebbene gli storici dell'epoca attribuiscono immediatamente il loro successo alle superbe tattiche del re Gellir e alla sua benedizione di Shor. Tuttavia le ricerche suggeriscono che uno svolgersi degli eventi suggeriscono uno svolgersi degli eventi diverso. Nei decenni antecedenti alla loro caduta, i Duenar di Skyrim furono decimati a causa di dispute intestine riguardo a un insolito minerale, l'Eterio. In realtà, ragazzi, qui vi ripeto, c'è una spaccatura del drago, non si sa di fatto cosa sia successo ai Duenar e se è successo ai Duenar, più futuri sono possibili, ok, ragazzi, perché... Qui si riferisce a molte battaglie, per amor del cielo, che sono avvenute con i Duemer, però principalmente tutti sanno che i Duemer sono spariti nella battaglia della Montagna Rossa. Però c'è di fatto un punto importante, che ci sono troppe versioni differenti, quindi questo ci fa pensare che c'è stato un Dragon Break, uno squarcio del drago, una frattura del drago che ha portato appunto a compromettere una delle Elder Scrolls che prevedono, sono profezie sul futuro, facendo avverare alcuni, cioè più futuri possibili contemporaneamente, si sono incastrati in qualche modo strano. I moderni dotti descrivono l'Eterio come un cristallo raro, blu e luminescente, recuperato in talune rovine Duemer. I più lo considerano una mera curiosità. Ma è bene sapere che l'Eterio è tutto fuorché lavorabile, nonostante la sua potente aura magica, il minerale è alchemicamente inerte e nessuna procedura nota è in grado di incantarlo, fonderlo, modellarlo, incastonarlo o frantumarlo. Per i nani ovviamente tali problematiche erano una sfida ordinaria. Negli anni che seguirono al regno del re Harald, i Duemer trovarono una formidabile fonte di Eterio nelle più remote cavità delle loro terre. Venne creata un'alleanza di 4 città coordinate dal centro di ricerca delle terre del sud di Arcandamps per la supervisione relativa a estrazione, lavorazione e studio, e una nuova forgia di Eterio fu costruita per fondere il minerale in peculiari condizioni ambientali. A fronte di una presunta veridicità delle descrizioni da me scoperte, i risultati furono sorprendenti. Gli oggetti forgiati si rivelarono manufatti di immensa potenza, incantati fin da subito con altrettanto potenti incantamenti. L'alleanza nanica si sciolse poco dopo, dal momento che ognuna delle 4 città-stato e i loro rivali cercarono di reclamare la forgia come propria. Possiamo solo immaginare che nessuna di esse ebbe la meglio. Decenni di conflitto indebolirono le parti, spianando la strada alla conquista del re Gellir. E, nonostante i Duenar avessero rivendicato quelle terre un secolo più tardi, non esistono prove riguardo alla ripresa delle ricerche sull'Eterio. Forse si resero conto che il prezzo da pagare era troppo alto. La forgia di Eterio, anche solo qualcosa che le rassomigliasse, non è mai stata trovata nelle terre di Skyrim. Probabilmente è stata distrutta tanto tempo fa dagli invasori Nord o dagli stessi Duenar. O forse, alla stregua dei segreti dell'Eterio, resta un mistero ancora da svelare. Ah, tutto qui era il grande libro. Immaginavo molto di più, onestamente. A parte questo, mia cara Katrina. Ah, quello è poco ma sicuro. Vediamo di riprocedere, quindi di qui avevo visto il nostro bellissimo passaggio. Dio santo, c'è veramente tutto, Madonna. Ah, quindi tu stavi attraversando di qui e sei caduta. Ok, tra l'altro c'eri pure tu. La gente se le andava a prendere a casa e poi scoprivo che era qui, mi avrebbe fatto molto arrabbiare. Diario. Qui in basso c'è qualcosa? Chiedo per curiosità. O forse è stato fatto semplicemente per chi cade, che insomma può rialzarsi. Ora, se vuoi cadere un'altra volta, cazzi tuoi. Però nel mentre io do anche una lettura al tuo diario. Diario dell'alchimista, Da Vinci, Katrina. Oddio. Che quel meschino elfo sia maledetto, ha rubato i miei appunti, le mie scoperte e le ha pubblicate a suo nome. 20 anni dalla mia. Ok,
vita trascorsi a scavare in quelle rovine e cosa ho ottenuto? Una dedica, un ringraziamento? Confidente collega, un corno si è preso gioco di me. Staremo a vedere chi riderà per ultimo. Taron avrà anche le mie ricchezze, ma non ha prove. Non ancora. Se riesco a trovare la forgia prima di lui, potrò rivelare al mondo le mie scoperte, non le sue. Ho trovato una pista, uno dei vecchi libri ammuffiti di Muzund citava la forgia, era un colabrodo, ma sono riuscito a capirne alcuni brani, incluso la mappa dei regni Duemer della prima era. Tornata a casa, farò un confronto con i confini attuali. Ecco il risultato. Apparentemente il centro di ricerca primario sull'Eterio, direi il punto da cui iniziare. Citato come Bshar Zel, città alleata, ma non Bzar Dams, sembra un sito più piccolo a nord o a nord-ovest lungo il fiume. La fonte di eterio principale è stata da miniera ancora più in profondità? Un deposito di eterio grezzo appena fuori da una città principale, pare che dovesse essere tenuto all'esterno perché l'eterio era armonicamente volatile. Ok, quindi questi sono i punti di riferimento 1, 2, 3, 4, se avete vicino i cerchietti. Niente nomi, niente cenni di identificazione, solo pagine e pagine di diagrammi rovinati. Impossibile cavarci qualcosa, ma sembra un astrolabio, un meccanismo, una specie di emblema composto da quattro pezzi, che sia il luogo della forgia, se non è altro, è importante. Arcan Jam, la mia mappa sarà anche stata approssimativa, ma mi ha condotto qui. Dopotutto qualcosa ci dovrà pure essere. Ho raggiunto la tesoreria, c'è una serratura tonale ancora attiva. A giudicare dai cadaveri direi che anche le trappole sono ancora attive. Non ho trovato indizi, perciò farò uno schizzo e ci ragionerò attentamente. Cinque risonatori, cinque toni. Non resta che suonarli nell'ordine giusto, vediamo. Oddio. 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 Non sarà per un cazzo facile, vero? No! Noi comunque ci siamo buttati. Sì! Siamo arrivati a 20 minuti e siamo ancora all'inizio. Perfetto! Era esattamente ciò che aspettavo, ragazzi. Chiaramente ciò che aspettavo. Però qualcosa mi dice che non ci hanno fatto la fortuna. Non ci hanno fatto perlomeno la, come dire, la decenza di morire tutti i nostri amici Falmer. Quindi ce li porteremo insieme tutti. Se ce li porteremo insieme. Finiremo l'opera che è stata iniziata non so da chi, non so come, quando, non lo voglio nemmeno sapere onestamente. Mi basta semplicemente il fatto che prima possibile riusciamo ad arrivare a fine di questa storia di merda. Che io nemmeno ci volevo entrare, cioè, forgia d'Eterio. Ma vaffanculo tu e l'Eterio, chi è che lo vuole questo materiale? A vedere il mio pezzo della mia armatura draconica sarà 3 volte meglio. Ma lì c'è qualcosa. Fungo luminoso. Che cos'è? Allora. Ecco. Nucleo energetico del centurione. Lingotti magici. Non so se mi serve, lo prendo perché emana una strana luce. Non ci ho mai fatto caso se tutti i nuclei emanano la stessa. Puttana. Inigo. Inigo, puttana Eva, Inigo. Inigo, bravo, levati dal cazzo. Dicevo, non ci ho mai fatto caso se tutti esprimono la stessa luce. Ah, figlio di puttana. Ci siamo, Inigo? Possiamo fare finta di avanzare. Aspettiamo un'oretta, il fantasma ci segue? Sì, perfetto. Ok. Andiamo di nuovo di spada di ossa. Tu, ametista. Olio. Nulla di che fino ad ora. Nulla di che fino ad ora almeno. Ok, ma co come procedo? Dov'è l'inganno? Ah, tu sei Nico, dicevo, ho visto una cosa volare e cadere, cioè, che cazzo è quella roba? Pensavo che qualcuno avesse buttato un cadavere di un Falmer a un certo punto. Vabbè, qui su via è ancora tranquillamente praticabile la zona, anche se dubito che i nostri
amichetti. Can you feel that? There's a breeze. Come cazzo hai fatto? Hai imparato il teletrasporto? Tu non ho capito. What is on your mind? Idea? Let us push on. If we are here too long, I'm afraid I'll go blind in self-defense. Esagerato, Inigo, che cazzo. Sto vedendo macchi ingegni che non ho mai visto nella mia vita, quindi questo mi preoccupa. I nani li chiamavano risonatori cinetici. Non se ne vedono molti, soprattutto nella zona di Skyrim. Ah. Colpisci e faranno. Faranno ciò per cui sono stati progettati. Ma questo sarebbe l'Ethereum. Tra l'altro tutto questo c'è un problema. Cioè io e Morrowind non ho mai visto sta roba. Skyrim ce ne sono pochi. E sti cazzo di risonatori dove li usano? Porco giuro. Oddio che palle. Però effettivamente è molto utile. Potresti ucciderli all'infinito. Sì. Odio Falmer. Comunque questa alleata è molto più utile. Vedete ragazzi, questo è il dramma. Perché qualche volta le missioni belle le sanno fare. Il problema è che non vogliono farle. Cioè immaginate se ogni missione era come questa. E vai via. Via il ginocchietto. Orecchio, perfetto. Addome di lucciola te lo prendo, è un ottimo ingrediente. Andiamo sempre di una bella cura rapida. Il recupero ci sale a 50. Però magari un'accelerata in questa zona direi che non sia malaccio darcela. Anche perché cazzo siamo più che un'ottima zona per usare le frecce. Quindi diamo un'occhiata se di fatto ci servono le frecce. Sì, ci servono e come le frecce. Tra l'altro che l'ironia della sorte è ammazzare i Falmer in una rovina nanica con delle frecce naniche. Se, credo sia il colmo dei colmi. A parte questo, qui continuiamo a trovare cadaveri. Però il problema è che com'è morta questa gente? Cioè semplici conflitti o a un certo punto ha deciso di morire a caso? E a questo punto mi verrebbe da dire, anche mettendo caso che ci sia stata una guerra tra nani, altro anche abbastanza probabile, non lo escludo, alla fine erano divisi in città-stato, quindi molto simili alle polis greche per chi le conosce, pertanto non mi meraviglio che ci siano state le guerre intestine. Non credo che però i Nord avessero, soprattutto in passato, avuto abbastanza forza o genio militare, quindi qui siamo dall'altra parte, noi eravamo lì. Genio militare da poter permettersi di distruggere i Dwemer, perché i Dwemer non ho dubbi, guarda, dicevo, a parte questo, anche laddove avessero grandi strategie non sarebbero mai riusciti a aia porco Giuda. Allora, non agite così in fretta. E vattene a fanculo, va, Falmer di merda. Sì, morto, per ora. Non che possa ritornare in vita, però. Insomma, mi cazzo, ma vivi una corazza Falmer, non è che da indossare, brutto ritardato, va. Fammi fare una bella cura, visto che cura, tra l'altro, io non l'ho mai tirato su. E con questo incantesimo stupido siamo comunque arrivati a 50, signori. Quindi, come vedete, di fondo, una delle cose più importanti, perlomeno che ho potuto capire e definire importanti in Skyrim. Guarda, là c'è un baule. Però la porta è chiusa. La possiamo aprire, qual è il problema? Non la possiamo aprire. Come si apre questa porta di merda? Cos'è successo qui? Non è sempre stato così. Era la città nanica meglio conservata che abbia mai visto. Poi è arrivato il terremoto. Oh. E adesso è una fortuna trovare una sola stanza intatta.
Ci sono pericoli di cui dovrei sapere qualcosa? Falmer, tanto per cominciare. Rapide letali, tremendi terremoti, baratri insondabili, terreni instabili, cadute fatali. Grazie. E poi, ovviamente, i pericoli veri. Ne parleremo a suo tempo. Ah! Se ci arriveremo. Bene. Come sei morta? Sono caduta. Colpa del terremoto. La terra si è spaccata. Una triste sfortuna. Un paio di metri in più e l'acqua avrebbe attutito la caduta. Purtroppo non è andata così. Oh, mi spiace. Parliamo di casa, ragazzi, per il semplice motivo che ho la mod che mi permette di dire companion dove andare, o perlomeno di stabilire una zona come casa, però ben capite che non la utilizzo su questi, cioè non ha senso, soprattutto su Cara, come cazzo ti chiami? Cara, non sei Carlaia, ma sei Katrina, che dubito fortemente condividerà molto tempo con noi. Credo che a fine di questa avventura chiuderemo baracche e baracchini. Il problema è un altro, e io come cazzo entro qui ora? Non vedo leve, non vedo pulsanti, almeno non ho occhio nudo. Credo che possiamo proseguire nella speranza che troveremo qualcosa qui avanti. Spero. Suppongo, immagino. Ah, questo è per le scappate rapide. Ti prendi e ti butti a picco. A parte questo sono rimasto deluso. Dovrei riuscire a trovare un modo per aprire lì. Però secondo me c'è un modo solo lì. Come se fossi a casa tua, qua a questo posto, pian piano che passa il tempo, cade sempre più a pezzi. No, io comunque voglio vedere qui, sono troppo curioso, c'è qualcosa che mi sfugge. C'è qualcosa che mi sfugge. C'è qualche risuonatore che dobbiamo far suonare. Perché la porta è totalmente chiusa. O forse uno shortcut. Fammi vedere che prima che ci sto per... Sì, è uno shortcut. Vaffanculo, va. E io che mi faccio pure ste sighe mentali. Che poi cazzo di indizi di merda mi dai? Non ho capito. Vai lì, tranquillo. Tranquillo, par di coglioni. Ok. Allora. Camminiamo, ragazzi. E vediamo di continuare in questa avventura anche nella maniera più celere possibile. Andiamo, non prendiamoci per il culo. Ah, che bello. E vattene via. Pezzenti di merda. Ah, escono da là. No. Stuck. C'è stato uno scatto di lui per terra. Però va bene, faremo finta di nulla. Che poi non lo so il perché, ma a me queste robe mi ricordano tantissimo, ma proprio tantissimo, i colpi in spav di... come si chiama? Di... oh, cioè, ce n'è più di uno, eh. No, pessima idea. Dai, colpite. Bravi. Oddio, era ora. Fammi una cura, dicevo, mi ricordo tantissimo colpi in Fallout con lo spav. Avete presente quando premevate il tastino e faceva tipo il rallentatore, potevate scegliere le parti del corpo da colpire. Beh, lo so. Ragazzi, oddio, che palle, devo intervenire, ma... Perfetto. Si è sentito proprio quello scrunch buono, sereno, tipo quando state mangiando il pane rostito, sentite quello scrunch. Pensate, ma che schifo, puttana Eva, se non la smettete. Che poi non sono nemmeno fortissimi, però sputano sta merda che è abbastanza fastidiosa.
Dicevo. No, non sto bene per un cazzo, mio piccolo amico. Quindi dicevo, quando sentite questo bello scrunch di chitina insettosa che si rompe, pensate a quel buon pane tostato che molto probabilmente avete mangiato a cena o a pranzo, dipende quando state vedendo questo video. Grazie dei complimenti, i ringraziamenti che dovete fare dopo per avermi molto probabilmente rovinato il pranzo, se non l'esistenza, perché ora ogni volta che mangerete il pane penserete allo scrunch dei nostri amici. Ok. Sento altri rumori, come se ce ne fossero altri in giro. Forse ce ne sono altri in giro. Oddio, perché devo affrontarlo io? Ma è un cancelletto? Oh, sì. Ah, su che cazzo ti ho chiuso. Inigo, mi fai bestemmiare, bravo. Tu rimani là. Io do un'occhiata di qua. Magari colpitelo, ma nemmeno altro. Che cazzo c'è? Cioè, c'è un mondo qua dietro. Aia, chi è lo strozzo a cui sputi? A me. Bravo. Bravo. E vaffanculo, va. Duri di schifosi pezzi di merda. E poi tutto questo c'è da dire. Io ribadisco sempre che comunque i Palmer, per quanto li odio, sono fastidiosi, noiosi, ripetitivi, duri, stupidi e ciechi. Non è da negare per nessun motivo la loro bravura. Di fatto comunque sono riusciti a inventare grandi cose. E anche se forse la loro cultura magari è già persa, magari si potrebbe trovare un modo per riconvertirli al loro stato più umano. Anche per il fatto che, se ci pensate, comunque segni di attività ce l'hanno. Cioè, banalmente il fatto che... No, non voglio... Già, concordo. Banalmente il fatto che loro stanno addestrando i Chorus, come abbiamo visto fanno anche piantagioni di funghi, hanno comunque una loro gerarchia sociale, non è da meno, non è proprio minimamente da sottovalutare, non è tipico di molte razze fare una roba simile, anche se poi un dubbio mi è venuto, cioè voi vedete questa roba di chitina, no? Queste capanne fatte con tanti pezzi di chitina, però noi non sappiamo questa chitina come è fatta. Voi come ve la immaginate, no? Cioè, voi, sembra una domanda di merda, però pensateci, cioè, quando voi guardate un materiale fantastico. È qui dove sono caduta. Quanto tempo? Ma caduta qua. Ah, c'è tu. È il mio arco. Là, sopra il tronco. Chissà quante ne ha passate. Ah, lì, ok. Dicevo, a parte questo. Quindi tu sei caduta proprio dal soffitto. Hai fatto una piccola caduta, hai fatto una caduta abissale, puttana troia. Ma letteralmente è abissale. Sopra il tronco c'è il tuo arco. Zefiro. Ok, cosa sei Zefiro, amico mio? Attacchi più velocemente rispetto a un arco standard, 30%, tanta roba. E lei è caduta lì e noi siamo passati di lì. Beh, dai, come storia è anche abbastanza interessante. Abbi cura da parte mia. Ok, ragazza. Hai qualcos'altro da dirci? Cos'è? No. Nico? You want to talk? Something smells ugly here. It is not me. Sono dei cazzo di palme. Vi dicevo, a parte gli scherzi, secondo me, quanto riguarda il fatto di come immaginate le cose fantasy, ma anche banalmente pensate all'eterio, no? Questo materiale, com'è? Per voi è pesante, freddo, caldo, tiepido? Molto resistente, quello sì, vabbè, magari è scontato. Però magari al tatto è ruvido, sempre liscio, raffinato, brilla tanto al sole o poco? E questo è per farvi un esempio, perché, cioè, spesso io ci penso, comunque mi piace giocare ai giochi e pensare o comunque un po' immaginare a di che materiale, che, cioè, proprio a livello sensoriale, come dovrebbe reagire. Dio santo, guarda la... Dio, ma nessuno ha mai notato che da un buco nel cielo si vede questo? Speak to me. I'm trying not to think about anything right now. Grande Nico, così mi piace. Dicevo, a parte questo, è interessante perché comunque mi aiuta proprio a livello sensoriale a calarmi meglio nel personaggio. Infatti, se voi giocate ai giochi GDR, comunque alla scoperta della lore di questo tipo, di questo stampo, vi consiglio di calarvi sotto questo punto di vista e rifletterci bene, perché può aiutare moltissimo, è veramente moltissimo, a immedesimarvi
laddove voi vedete il gioco anche come un'esperienza sensoriale, che detto così sembra una esagerata cazzata, ma fidatevi, è molto più carino di quello che sembra, soprattutto vi aiuta più di quello che sembra. Olio, ok. Oh, non dirmi che devo fare qualche strano giochetto con me. Aspetta, dobbiamo parlare. Parliamo. Avevo accennato a un ulteriore pericolo. Eccolo. Sai cos'è questa? È una serratura. Una serratura tonale. Semplice e altamente letale. Fatto pure la rima. Vedi i sentori lassù. Colpiscili nel giusto ordine e le porte dovrebbero aprirsi. E qual è il giusto ordine? Sbaglia e... beh, io ci ho provato. E guarda com'è finita. Ma tesoro mio, tu sei stata uccisa dal tuo assistente, sei caduta a causa di un terremoto, ti ha ucciso una trappola, una serratura, non l'ho capito. Vuoi dire il terremoto? Già, pensavo di essere pronta a tutto. Ma come si fa a essere pronti a un dannato terremoto? Ed era solo una trappola trattante. Guardati attorno. Chi può dire di cosa sia capace questo posto? Quindi banalmente lei ha provato ad azionare il meccanismo, non ha funzionato, è iniziato il terremoto e lei ha iniziato a correre fino a quando non è caduto. Qualche consiglio? Puoi riprendere da dove ho lasciato. I miei appunti dovrebbero essere ancora nel mio diario, se riesci a leggerlo. Forse uno dei nostri predecessori ha qualche idea. Che significa predecessori? What can I do? I hate to think what would happen if we got stuck down here. If that happens, you can eat me to survive. I probably taste better than insect. Grazie per il tuo atto di eroismo, ma preferirei tornare sano e vivo a casa. Mio piccolo inimico. Frecce naniche. Mi sa tanto che le trappole funzionano drasticamente bene e soprattutto, mia cara amica, non sei per un cazzo la prima che prova a fare questa pezzo di carta. Il pezzo di carta si può leggere per curiosità e vediamo subito se lo mette qui. No, non lo vedo almeno. Quindi è un libro, giusto? Spero. Dammi qualche appunto interessante, mio piccolo avventuriero. Pezzo di carta. 3-2. 3-2 cosa? Vedi se riesci a dare un senso alla sequenza. Queste serrature di solito hanno una sequenza particolare. Lo posso capire, il problema è un altro. Il come farlo funzionare. Dio santo. Potremmo trovare mille modi diversi per aggirare la cosa. Perché dovremmo stare al gioco di una serratura tonale vecchia di secoli? Non mi sorprenderebbe se metà delle trappole fosse già stata attivata. Non voglio provare. Ci tengo alla mia vita, non lo so. Ti basta come risposta? Di qui dove cazzo andiamo? Ah, questo credo sia lo shortcut, perché di qui dovremmo rispuntare. Appunto, qui sulla zona. Sì. Direi che possiamo tornare indietro. Niente, ragazzi, falso allarme, era solo un affaccio. Un affaccio da 4 soldi, ma sempre un affaccio. Ok, quindi torniamo indietro. Come sviluppare la cosa? Non ne ho idea. Però potremmo trovare dei modi geniali per farlo. Peccato che io non sono geniale. Oddio, questa sì che è una bella lancia. Che poi tra l'altro è quella che qualche un bel po' di episodi fa abbiamo trovato conficcata nel mammut. Quindi quel mammut stava veramente... Non l'ho toccato, Inigo, che sei uno stronzo, eh. Sei peggio di Merry e Pipino del Signore degli Anelli che toccano lo scheletro e fa un casino bestiale per tutta la tomba là. Per tutto il pozzo. Allora... sul pezzo di carta c'era scritto 2-3, giusto? 3-2. Oddio. Oddio, no. No, 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 no. Io pensavo che era 3 pezzi, non... ok, quindi 3-2. 3-2. Ok, abbiamo i primi due. Cioè no, il secondo e il terzo. Ci serve il primo
quarto e quinto. Quindi andiamo a rivedere il diario di Carbaia. Noi vediamo, ragazzi, riflettete con me, non andate a vedere subito le guide in questi casi, cazzo, sviluppate la materia grigia che avete nel cervello. Diario di Katrina, sì, perché ragazzi non che vogliono fare direttamente una colpa, però spesso sempre succede che delle persone vadano direttamente a vedere la guida e cagano il cazzo in una maniera paurosa. Quindi 1, 2, 3. Ok, però non ci aiuto. Cioè, ci ha detto il primo, il bandito ci ha detto il 2 e il 3. Tu non mi hai aiutato sul resto. Quindi facciamo un salvataggio a questo punto. Andiamo sulle frecce nani che non si sa mai. Vai. Allora, my friend, cioè, parliamone. Ok che devi usare la serratura tonale, però non abbiamo programmato il fatto che noi abbiamo una mira di merda, a quanto pare. Oh, ma allora, ragazzo mio, io mi sto incazzando ora, io mi sto bellamente incazzando. Perché Cristo non ti attivi? Oh. Continua. Ma che cazzo ne so qual è. 1, 2, 3. Centro. Beh, calmi tutti, non è successo. No, perché non sto mai zitto. Perché non sto mai zitto? Ok, riproviamoci. Però abbiamo capito la combinazione. Quindi, di tutto mi fai una bella cura rapida a questo punto. Ha uscito una magia praticamente. Si è buggato pure, dai. E tac. Inutile, voi direte, però questo mi ha fatto portare al 50. Quindi 1. E reiniziamo. 1. 2. Molto bene. 3. Quasi. 4. Ancora un po'. Io ho tentato di andare direttamente su questo perché mi sembrava quello meno intuitivo. Per me sembrava logico, è quello centrale, è quello più importante, quindi che lascia all'ultimo. Però proprio in virtù del fatto che i nani sono molto geniali, pensavo che c'era l'inganno. Invece no, è una cazzata. Dai. È fatta. Sì. Per ora. Mi sa quali sarebbero state le altre trappole. Carlaia. Sì, Carlaia. Giocato troppo nella gilda. No, no, non andare da sola, puttana troia. Te ne prego, puoi evitare di correre. Ok, che non sia un fantasma. Non è questa. Questa cosa. Lume di candela. Qui che abbiamo l'ingotto nanico. Grande asta decorativa a Bemer. Picchiatela su per il culo. Metallo 2 emer, vabbè, lo raccolgo non tanto il metallo quanto gli ingotti, più che altro perché il metallo è estremamente pesante e vorrei evitare di portarmelo insieme. Baule, amuleto di Zenithar. Ecco, questo è un errore banale. Come cazzo facevo i nani a venerare Zenithar? Non mi mettere il loot casuale che nella maggior parte dei casi fa cagate come queste. Frammento di Eterio. Ma allora, è vero. Cosa? Fammi vedere. È Eterio, c'è scritto. Osserva il bordo. È stato tagliato con precisione. Se avessimo un altro pezzo della stessa dimensione, credo che potremmo unirli. Ho visto un disegno una volta. Questo frammento è parte di una chiave. Una chiave di puro Eterio. La chiave della forgia. Mi prendi per il culo. E adesso? Dobbiamo trovare gli altri pezzi. Dovrebbero essercene... altri tre.
uno per ognuna delle quattro città che hanno lavorato alla forgia. C'era una mappa nel mio diario. Dovremmo partire da lì. Oi, cosa? Dobbiamo trovare la forgia. Ho già una mezza idea. Abbiamo molto da fare. Io vado a sistemare un po' di cose. Ci rivedremo, ne sono certa. Ma dove vai a sistemare? Sei un fantasma, non hai un cazzo da fare. Dopo lungo tempo, forse riusciremo a farcela. E lo devo a te. Grazie. Il problema è un altro, tesoro mio. Il problema è fottutamente un altro, tesoro mio. Prima di tutto, tu non hai da fare un cazzo, non prendermi per il culo. Secondo, stiamo totalmente, volontariamente, magari anche ignorando il fatto che tu sei un fantasma in quanto entità eterea e non fatta di eterio, non sei d'acciaio e ultra resistente, sei strettamente collegata alla cosa, cioè al luogo, al momento in cui sei morta. Non puoi andartene in giro ora per tutte le rovine da etriche di Skyrim. Ma noi, a quanto pare, è quello che dovremo fare. Quindi, signori, fatto ciò, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Avendo iniziato questa missione, credo si prolungherà tantissimo. Dicevo, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.